gennaio per poter presentare, appunto, servono la sottoscrizione di decine di migliaia di firme. Dicevamo dell'Avvenire, Giovani e Lavoro, ecco le proposte, è il titolo di apertura del Giornale dei Vescovi. Dopo l'appello alla concretezza del Presidente Mattarella, i contributi di Brunetta, Di Maio, Fitto, Grasso, Lorenzin, Melotti, Nannicini, Parisi e Salvini, leader dei partiti, le nostre ricette credibili, quindi evidentemente è un approfondimento sui programmi elettorali a partire appunto da Giovani e Lavoro, i programmi elettorali delle varie liste, ancora non sono ufficiali a causa appunto del problema per cogliere le firme, ma sono i leader dei partiti sicuramente più consolidate. Poi a centropagina, foto notizia, Iran brucia la rivolta, Khamenei accusa i nemici. Bene, è tutto per la nostra rassegna stampa, noi andiamo ancora con una breve pausa musicale, poi ci risentiremo tra poco, tra pochissimo, quindi per il collegamento con Fabrizio Melodia e lo spazio Nuvole Parlanti e Matite Colorate dedicato ai fumetti. A tra poco. Crawling inside out.
Allora, nuovo anno, vecchia sigla, ma del resto questa Ornitoad di The Giants to Make It Happen è talmente carina, talmente energetica, che è un peccato, diciamo così, lasciarla all'anno vecchio. E l'abbiamo scelta, abbiamo continuato a sceglierla anche per queste nuvole parlanti e matite colorate, l'appuntamento con i fumetti, con Fabrizio Melodia, che sentite dal respiro un po' affannoso di sottofondo. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno Fabio, scusate, buongiorno a tutti, scusate, ma un po' di raffreddore. Ecco, l'abbiamo sentito, del resto, insomma, credo che tre quarti degli italiani siano un po' in queste stesse condizioni. E purtroppo il quarto che è rimasto in buona salute non è quello radiofonico, questo il problema. Perché poi appunto in radio poi si sente tutto. Allora, Fabrizio, dicevamo, l'anno nuovo l'hai passato bene, e cosa hai fatto di particolare? Magari che non so, hai fatto una festa con i tuoi amatissimi cosplayer? No, non abbiamo fatto festa con gli amatissimi cosplayer, ma abbiamo fatto festa con dei bellissimi giochi da tavolo con cui di solito passiamo le serate dell'ultimo dell'anno. Giochi da tavolo? Tavolo che comunque vengono sempre da quello spirito di comunità e di passare bene il tempo in modo intelligente, che caratterizzano anche i cosplayer e il mondo del fumetto in genere. Allora, mondo del fumetto, sei arrivato oggi a questa prima puntata del 2018 con qualche novità nella gerla, come dire? Sì. Diciamo che adesso però un po' di novità che sono assai rilevanti. Bene, l'unica raccomandazione, scandisci bene i nomi, perché i nostri amici edicolanti, magari che non sono avvezzi proprio al fumetto, devono prendere nota, devono capire insomma di che cosa si tratta. Per loro sono delle novità autentiche, magari non ne hanno mai sentito parlare. Vai. Bene, bene. Iniziamo con una notizia molto, molto, molto nostrana, con un'anticipazione sul Diabolic che troverete in edicola, dal titolo Cappio alla gola. E una storia che vi consiglio di andare immediatamente a prendere, perché è divisa in due puntate, cosa rarissima per i fumetti di Diabolic. Se ne possono contare due, tre in tutto gli 850 numeri. Questa è una rarità. Bene. Esatto, una grandissima novità. Da prima c'era stata solo per il famoso episodio in cui Diabolic, credendo che Eva fosse morta in un incidente, si costituisce l'ispettore Ginko e gli rivela tutte le ubicazioni di tutti i rifugi, e Ginko gli porta via tutto, ma alla fine dopo Diabolic ne uscirà come al suo solito in modo rocambolesco. E un altro episodio ancora, un episodio in cui Diabolic deve rincorrere un potentissimo boss che vuole fargli la pelle. E questo nuovo episodio, che si prospetta assai succoso, sceneggiato niente meno che da Tito Falaci, uomo assai versatile, e disegnato da Emanuele Barison e Montorio. Quindi accorrete in edicola, perché il Diabolic di questo mese e di febbraio è assolutamente da leggere. Bene, allora i nostri amici edicolanti sono avvertiti, c'è una rarità che ha una doppia valenza, innanzitutto per gli affezionati al personaggio, al genere, ma anche per chi vuole scoprire Diabolic con un piccolo investimento, e cioè a dire, essendo una rarità, può essere un acquisto che magari un domani avrà un certo valore, o sbaglio? Assolutamente sì, Diabolic col tempo acquista valore, e pensiamo anche che acquistino valore tanto gli albi fuori serie che ad ogni fiera del fumetto, soprattutto quella di Lugano, vengono prodotti. C'è una vera e propria corsa al Diabolic fuori serie, perché quei piccoli albetti molto sottili sono anche a volte disegnati da disegnatori che sono al di fuori dei disegnatori della redazione della storina, una particolarità che caratterizza anche Tex Willer con l'uscita annuale del Tex Gigante. Tra l'altro siamo ancora in periodo regali, quindi chi non è amante dei fumetti ma ha amici, figli, nipoti e quant'altro, insomma amanti dei fumetti, può proporre questo sicuramente con una spesa minima, come
un regalo, perché appunto è una rarità, una singolarità nella storia del fumetto, nella storia della serie Diabolik. Bene, allora cambiamo argomento, ci intratteniamo ancora con Diabolik. Dimmi tu, guidi tu in questo momento. Allora. No, avrei finito con Diabolik per ora, anche perché un'ultima cosa che vorrei dire su Diabolik, giusto perché a me piace molto smentirmi, in edicola trovate anche l'album delle figurine di Diabolik, e questo è ancora una volta un pezzo assolutamente succoso per tutti i collezionisti, anche perché le figurine di Diabolik, oltre ad essere disegnate dai disegnatori della Casa Astorina, alcune sono di altri autori fuori serie che non posso per ora citare perché non lo dicono nemmeno loro. Ah, ecco. Quindi per tutti i collezionisti, correte in edicola, cominciate a prendere le figurine, a riempire l'album, a fare come i vecchi scambi di una volta, che un po' si sono persi. Bene, e appunto ai nostri amici edicolanti, l'album, per chi non avesse ancora provveduto all'album di Diabolik, è una vendita sicura, questo mi stai dicendo? Assolutamente sì, quindi edicolanti, mi raccomando, tenete Diabolik, perché Diabolik porta molto bene. E vorrei passare adesso invece a una casa editrice che mi sta veramente sorprendendo per la qualità delle sue pubblicazioni, sì, che è l'editoriale Cosmo. L'editoriale Cosmo, nata quasi in sordina da un gruppo di coraggiosi, sta veramente portando all'attenzione dei lettori i prodotti addirittura dei francesi, cosa che da noi arrivano di solito con molta contagoce. Qui invece trovano una vera e propria esplosione di varietà. Quindi per tutti gli edicolanti che ospitano gli editori dell'editoriale Cosmo, potrete trovare dal West di frontiera di qualità fino agli albi con protagonista il nostrano Giacomo Casanova, qui da veneziano lo segnalo, e alla fantascienza francese che mai come in questo periodo sta avendo un periodo di rinascita e di rilancio, a iniziare dalle ristampe di Valerian, il viaggiatore del tempo, di cui avevo già parlato. Sì, ricordo, avevi messo in evidenza come la fantascienza è un genere molto in ripresa, e quindi esatto. Poi appunto mi sembra che in questo periodo c'è stata l'uscita di Star Wars, quindi questo serve insomma ad amplificare il messaggio. Infatti, e vorrei segnalare per l'uscita dell'editoriale Cosmo di gennaio, vorrei proprio segnalare uno storico, La neve di Stalingrado. Quindi uno storico sulla Seconda Guerra Mondiale, sulla campagna di Russia, un albo disegnato benissimo e che non mancherà di stupire i nostri lettori, e speriamo che i nostri edicolanti lo tengano in edicola bene in evidenza. Quindi un numero unico, monotematico, mi sembra di capire. No, questo è il numero 4. Ah, il numero 4, perfetto. Numero 4, in edicola dal 31 gennaio, trovate ancora in edicola il numero 3. E se tutto va bene, gli edicolanti, come fanno a volte, ne tengono due o tre ancora di vecchi, potrete trovare tutta la serie. Bene, mi sembra quindi un 2018 cominciato con il piede giusto, tante novità, ma soprattutto di qualità, è un po' questo il segno. Sì, di grande qualità. E a tale proposito, vorrei segnalare un succosissimo Daredevil per quanto riguarda l'editrice della Marvel Italia, un Daredevil che dopo la propria morte rinasce un'altra volta sotto un'altra forma. Quindi la collana Cavalieri Marvel, Daredevil, un supereroe cieco che nonostante le proprie menomazioni combatte il crimine e cerca di tenere pulito il suo quartiere. Bene, allora non so se hai qualche annotazione anche sui vari appuntamenti fieristici, mostre, happening, eventi. Ah, è qui che ti volevo. E infatti per tutti i romagnoli e non solo, mi raccomando, non mancare.